Cosa metto nel portamerenda è una di quelle domande che si fanno tutti i genitori almeno una volta al giorno per tutti i giorni della settimana per 10 mesi all'anno. Quindi oggi ho deciso in questo video di mostrarvi che cosa metto io nella merenda per tutta una settimana di scuola, preparandomi le merende da conservare in congelatore o in dispensa, in modo poi da poterle assemblare la sera o il mattino stesso in pochissimi minuti, garantendo comunque ai miei bambini delle merende sane, bilanciate, gustose, nutrienti, con ingredienti che conosco perché ho fatto praticamente tutto in casa, ma senza impazzire e passare ore in cucina ogni giorno. Quelli che ho inserito nel video sono alcuni dei miei cavalli di battaglia. Ovviamente vi lascerò anche tutte le ricette dettagliate con ingredienti, dosi, procedimento. Ciao, sono Eco Vegan Mama, ma puoi chiamarmi Sara. Su questo canale parliamo di cucina vegetale, di maternità, di ecominimalismo e di sostenibilità. Tutti i temi che mi stanno molto a cuore e che sono sicura appassionano anche te, altrimenti non saresti capitato su questo video. Oggi in particolare uniamo due dei temi che mi stanno più a cuore in assoluto, e cioè cibo e bambini. Quindi parliamo delle merende per la scuola. So che non in tutte le scuole funziona allo stesso modo, ma nella scuola dei miei figli devo preparare io la merenda per loro. Ci sono in realtà alcuni giorni della settimana in cui potrebbero anche comprare la scuola, ma non tutti i giorni, e in ogni caso anche nei giorni in cui è disponibile la merenda da comprare difficile che ci sia l'opzione vegetale, dovrei chiederla apposta. Insomma, la morale è che io preparo un portamerende per loro ogni giorno, con la merenda da fare a metà mattina. Chiaramente le merende che ti mostro in questo video possono tranquillamente essere anche merende per il pomeriggio, merende per una gita, merende per il weekend. Non è che il fatto di portarle a scuola sia poi così rilevante. Per me è davvero importante che le merende dei miei bambini siano genuine, perché sono comunque un qualcosa che consumano ogni singolo giorno. Quindi voglio che siano nutrienti, voglio che almeno la maggior parte di quello che c'è nel portamerenda sia fatto in casa e non un cibo industriale. Ci tengo ovviamente che siano anche delle merende che li possano rendere felici, quindi che siano delle merende golose, sfiziose, colorate, e perché no, che possano almeno ogni tanto fare invidia ai compagnetti di scuola. Insieme a questo aspetto molto importante c'è anche quello della mia salute mentale, per cui io non posso pensare di passare tutti i giorni un'ora a preparare la merenda dei bambini. Già c'è da pensare alla colazione, al pranzo e alla cena, la merenda deve essere veramente una cosa che si prepara da sola. Quindi io faccio così. La parte principale, diciamo il piatto forte della merenda, è un qualcosa che io preparo con anticipo, che io cucino una volta al mese, alcune cose anche una volta ogni 2 mesi, e che poi conservo in congelatore o in dispensa. In questo modo la merenda la compongo veramente in pochi minuti ogni giorno. La maggior parte delle volte io mi organizzo la sera, preparo già tutti i portamerenda alla sera e la mattina li devo solo mettere negli zainetti, ma anche quando mi capita di farlo all'ultimo secondo al mattino è comunque un procedimento talmente veloce da riuscire a incastrarsi un po' in tutte le routine. Inoltre così rendiamo anche le merende dei bambini più sostenibili, perché non utilizzo le confezioni monouso che sono tipiche invece delle merende industriali. Oltretutto questo gli dà anche dei punti extra a scuola, perché penso, come ormai in tantissime scuole dell'infanzia e scuole elementari, l'attenzione alla sostenibilità è veramente alta, quindi ogni classe riceve dei punti se non porta plastica usa e getta a scuola. Oggi prepareremo ricette sia dolci che salate, sia da sfornare che invece da preparare a freddo. Insomma, un bel mix per avere ogni giorno una merenda diversa ma ugualmente nutriente per i nostri bimbi. Allora, senza ulteriori indugi, cominciamo con la prima ricetta. La prima cosa che ho preparato per organizzare le merende settimanali di scuola per i miei bambini è stata una bella teglia di crostata. La crostata, secondo me, è un'ottima opzione per la merenda, perché è una torta prima di tutto golosa, bella da vedere, che fa venire appetito, che fa proprio venire voglia di essere mangiata, però è anche comoda da mangiare perché è abbastanza dura, non si sbriciola, tendenzialmente non sporca, e poi a me, che sono una figlia degli anni 80, ricorda tanto l'infanzia, perché noi siamo tutti cresciuti con le crostatine, per cui la crostata a merenda ha anche un po' quel senso di amar cor che mi fa tanta tenerezza. Per questo l'ho voluta riproporre anche per i miei bambini, ovviamente però tutta fatta in casa. Ho deciso di andare all in e di fare una crostata alla Nutella,
però non avevo le nocciole e anche per offrirvi una versione diversa, dato che la Nutella più classica l'abbiamo già preparata diverse volte su questo canale, ho voluto preparare una Nutella alle mandorle, oltretutto usando anche un procedimento diverso dal solito che mi ha dato comunque un risultato molto interessante e che secondo me può essere utile perché si prepara bene anche se non avete un frullatore particolarmente potente. Questo me lo dite spesso quando vi faccio vedere i burri di frutta secca o altre preparazioni, per cui avere un frullatore abbastanza performante può fare la differenza. Con questo procedimento vi assicuro che qualsiasi frullatore farà il suo lavoro. Quindi ho preparato questa Nutella a base di mandorle, utilizzando appunto le mandorle, vanno bene sia pelate che non fa troppa differenza, in questo caso sia tostate che non, come preferite voi a seconda del sapore. La cosa importante è che abbiamo utilizzato del latte vegetale, qualsiasi latte vegetale andrà bene per questa ricetta, e l'abbiamo prima di tutto scaldato in un pentolino, dopodiché abbiamo aggiunto le mandorle al latte e abbiamo frullato insieme queste due componenti. Io di solito quando faccio la Nutella frullo la frutta secca fino a farla diventare un burro di frutta secca e poi inserisco gli altri ingredienti. Con questo procedimento si ottiene una crema perfetta, liscia, esattamente come la desideriamo, però ci vuole il frullatore potente. Invece frullando insieme la frutta secca con il latte caldo si agevola di molto il lavoro del frullatore. E quindi io ho proprio fatto così, frullato finché le mandorle non si sono completamente amalgamate con il latte. Non vi preoccupate se vi sembra di ottenere un effetto un po' troppo liquido, perché questo è dovuto al fatto che stiamo lavorando a caldo. Quando poi il composto si raffredderà in frigo, tutti gli oli contenuti nella frutta secca e il burro di cacao si solidificheranno e quindi renderanno la nostra crema molto più densa. Quindi una volta ottenuta la prima crema bianca solo con le mandorle, andiamo ad aggiungere il cacao, il cioccolato, e il vantaggio di questo procedimento è anche che non c'è bisogno di fondere il cioccolato a parte perché stiamo già lavorando a caldo, quindi basta inserirlo direttamente a quadratini dentro il frullatore. E poi il dolcificante a scelta, va bene lo zucchero, va bene lo sciroppo d'agave, va bene lo sciroppo d'acero o di riso, vanno bene anche i datteri. Unica controindicazione è con i datteri si conserva un po' meno, perché i datteri dopo una settimana, 10 giorni, potrebbero cominciare a inacidire. Anche la quantità di dolcificante da mettere potete farla tranquillamente a vostro gusto. Io nella ricetta che vi lascio scritta vi metto quella che utilizzo io, ma se vi piace più dolce nulla vi vieta di aggiungerne di più. Frullo, trasferisco in un barattolo e conservo in frigorifero, non solo per questa crostata ma anche da spalmare sul pane perché ci sta sempre bene. La crostata invece è banalissima, veramente semplice da fare. Devo soltanto impastare gli ingredienti secchi con l'olio, con il latte, un pizzico di lievito per dolci, poco. Se volete aromatizzarla potete aggiungere vaniglia, scorza di limone, cannella, e se volete fare una variante potete anche fare la frolla al cioccolato con questa stessa ricetta ma aggiungendo il cacao. Lasciate riposare la vostra palla di impasto per una mezz'oretta in frigorifero e poi andiamo a procedere a fare la crostata. Prendete la palla di impasto e dividetela in un terzo e due terzi, quindi una parte un po' più grande e una parte un pochettino più piccola. Con la parte più grande faremo la base, con la parte più piccola faremo la decorazione per la superficie della crostata. Siccome questa crostata io la faccio già con l'idea di tagliarla in pezzi per poi conservarla e darla per merenda ai bambini, non mi interessa particolarmente che abbia una bella forma nella sua interezza, perché tanto verrà subito tagliata. Quindi vi consiglio questo metodo super pratico, che è di farla piatta sulla teglia da forno. Non utilizzate uno stampo, non utilizzate una teglia, non utilizzate uno stampo, non utilizzate una pirofila, perché vi andate a complicare la vita dovendo poi toglierla dallo stampo. La fate direttamente sulla leccarda. Io utilizzo i miei tappetini in silicone antiaderente come base, così sono sicura che non attacchi da nessuna parte. Stendo la mia frolla, spessore un po' come più vi piace, a me piace stare sotto il centimetro, non mi piace la frolla super alta. Gli do indicativamente una forma rettangolare, sistemo un pochettino i bordi con le mani e poi ci spalmo sopra la mia Nutella di mandorle fatta in casa. Lascio un mezzo centimetro tutto intorno per il bordo
E poi prendo l'avanzo dell'impasto, lo stendo questa volta molto più sottile, questa volta stiamo sui 2, massimo 3 mm. E poi lo taglio a strisce con una rotella, va bene la rotella per la pizza, io avevo questa rotella sagomata che fa lo zigzag, che è molto carino per la crostata, ma non è fondamentale, va bene anche un qualsiasi coltello. Una volta tagliate le strisce le dispongo in obliquo sia in un senso che nell'altro e mentre faccio questo inizio a preriscaldare il forno. Dopodiché in forno la mia crostata, la cottura della crostata varia dai 30 ai 40 minuti, come sempre per i dolci è importante guardarli, iniziate a mettere 30 minuti poi gli date un'occhiata. Altra cosa fondamentale per la crostata è cercare di non muoverla subito quando è calda, quindi la sfornate, la lasciate raffreddare. Una volta raffreddata la potete tagliare a quadrotti. Io poi la conservo in congelatore nelle buste di silicone direttamente tagliata a quadrotti e vi garantisco che si conserva perfettamente. Questa crostata è super sfiziosa ma è anche molto nutriente perché contiene la farina integrale nell'impasto, contiene tante mandorle, quindi fornisce veramente un sacco di energia ai bambini per affrontare la loro mattinata di scuola. Ed ecco qua la mia crostata congelata nelle buste di silicone come vedete è tutta qui già tagliata in porzioni e occupa veramente poco spazio, queste sono 6 porzioni quindi sono 6 merende tutto in questo spazietto qua. Dato che è una preparazione dolce io spesso la accompagno con degli stick di carota per avere anche una parte sempre di frutta o di verdura cruda, in questo caso la verdura dato che c'è già la crostata di dolce e magari un pochettino di yogurt in un barattolino. Ovviamente io le merende che vi farò vedere in questo video sono tarate sull'età dei miei figli, sulla fame che hanno, sulle ore che devono passare tra la colazione e il pranzo, quindi sono delle dosi assolutamente soggettive che vanno bene per noi ma non è detto che vadano bene per voi. Mi raccomando, fate le vostre dosi in base alla vostra situazione e ai vostri bambini. Chiaramente dopo che i bambini sono andati a scuola rimane un pochettino di tempo per prendermi cura di me e infatti oggi voglio parlarvi del partner di questo video che è Freshly. Freshly Cosmetics realizza dei prodotti vegani certificati PETA e molto attenti alla sostenibilità. Sono fantastici sia per la pelle che per i capelli. Oggi vi faccio vedere alcuni dei loro best seller con oltre 10.000 review positive su internet. Il Golden Radiance Body Oil è sicuramente il prodotto che mi sta più a cuore, lo sto utilizzando dopo la doccia, in particolare sull'addome, perché è un olio composto al 100% da oli naturali, super nutriente per la pelle e specifico per smagliature e cicatrici. La pelle del mio addome è molto rilassata dopo 3 gravidanze e dopo aver perso peso. Inoltre lo uso anche per trattare la cicatrice del cesareo. Con i suoi 12 oli naturali vegetali aiuta a mantenere la pelle elastica, a prevenire l'insorgenza delle smagliature e a curare quelle attualmente presenti, migliorando l'aspetto della pelle e donando un'istantanea luminosità e senso di compattezza. Invece la sera dopo una lunga giornata quando sono stata tanto in piedi e sento le gambe stanchissime è un toccasana applicare lo Hyaluronic Energy Body Serum sulle gambe. Ha un effetto drenante e rinfrescante, perfetto per ridurre il gonfiore e dare sollievo immediato alle gambe. Ha già oltre 6.000 recensioni positive online e io non posso che aggiungere la mia e sono sicura che un prodotto che amerete è lo spray per i capelli. Io sto utilizzando l'Air Radiance Keratin Spray che è uno spray alla cheratina che protegge dal calore e ripara i capelli danneggiati. Come vi ho fatto vedere nell'ultimo video io solitamente passo la piastra quando devo filmare i video per voi e mettere un protettore per il calore è sicuramente l'ideale per non rischiare di danneggiare i capelli. Oltretutto è anche estremamente districante, quindi spruzzarlo dopo la doccia prima di spazzolare i capelli è proprio perfetto. Il profumo è buonissimo e il risultato secondo me si commenta da solo. Se anche voi volete provare i prodotti di Freshly Cosmetics io ho uno sconto esclusivo per voi. Con il codice ECOVEGAN potete avere uno sconto del 25% su
tutti i prodotti presenti sul sito e anche le spedizioni gratuite. Io vi lascio qui sotto il link con anche il link dedicato a tutti i prodotti di cui vi ho parlato in questo video, ma vi invito a scoprire tutto il mondo Freshly per trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze. La prossima merenda è forse la più furba in assoluto che troverete in questo video e sono i pancake. So che i pancake vi fanno pensare di più alla colazione, ma in realtà sono anche perfetti per la merenda per la scuola, perché se ci pensate sono comodissimi da portarsi in giro, non sporcano, si possono mangiare con le mani e la cosa più interessante in assoluto è che in questo caso non devo nemmeno prendermi il tempo per fare la preparazione, perché io i pancake li faccio già in casa almeno una volta alla settimana, nel weekend o il sabato o la domenica facciamo colazione con i pancake. Allora io cosa faccio? Quando li preparo già per la nostra colazione ne faccio una padella in più. Di solito mi servono due, diciamo, turni di padella per fare i pancake per la colazione per tutta la famiglia. Ne faccio una terza che cuoce mentre noi stiamo già mangiando da congelare. E quelli saranno i pancake che poi darò per merenda ai bambini. Soprattutto alla più piccola che va al nido do quasi sempre il pancake per la merenda, perché per lei è comodissimo, è morbido ed è anche forse una delle merende più nutrienti che vi propongo in questo video, quindi super adatta per i bambini molto piccoli, oltretutto non contiene zucchero. Ogni tanto li do comunque anche ai grandi, due o tre pancake, a volte li farcisco, quindi utilizzo i pancake come se fossero un sandwich dolce e all'interno metto burro di frutta secca, marmellata e creo questo panino di pancake che a loro piace molto. La mia ricetta ormai è super collaudata, i pancake vengono strepitosi così e dal risultato non potreste mai dire che la lista degli ingredienti è così pulita. Io comincio sempre schiacciando una banana, più la banana è matura migliore sarà il risultato, poi aggiungo il latte di soia e l'aceto, mi raccomando aceto fondamentale in questa preparazione, io uso l'aceto di mele, va bene anche l'aceto bianco, l'aceto di vino bianco, perché il latte di soia con l'aceto creano un effetto buttermilk, latticello, cioè il latte si raddensa e questo è fenomenale per ottenere dei dolci super soffici. In questo momento io aggiungo anche un pochettino di vaniglia che mi piace, mescolo questo composto liquido e poi aggiungo la farina. Davvero qualsiasi farina va bene in questo caso, anche la farina senza glutine. Io li faccio molto spesso con la farina di grano saraceno e vengono benissimo. Raggiungo la consistenza perfetta del pancake. Io nelle dosi vi lascio ovviamente la dose della farina, ma mi raccomando, tutte le volte in cui una ricetta prevede della frutta o della verdura nell'impasto, tenete sempre conto che poi le dosi dei liquidi e dei secchi sono indicative, potrebbero cambiare di qualche grammo, perché non possiamo sapere quanto è matura, quanto è succosa, ma anche quanto è grande la frutta o la verdura che state utilizzando. Quindi ricordatevi sempre di aggiungere gli altri ingredienti poco alla volta in modo da poter eventualmente tarare un pochettino le quantità. All'ultimo, proprio prima di iniziare a cuocere i pancake, aggiungo una spolverata di bicarbonato. Questo perché il bicarbonato insieme all'aceto reagirà, creerà delle bollicine e darà l'effetto lievitante ai nostri pancake. In questo modo questi pancake sono senza zucchero, senza lievito chimico e eventualmente anche senza glutine. Altra cosa fondamentale per i pancake, cuocerli sulla padella ben calda. Non abbiate paura di accendere il fuoco qualche minuto prima di iniziare a cuocerli, perché la padella deve essere ben ben calda, una padella antiaderente leggerissimamente oliata. I pancake li dispongo con il cucchiaio cercando di dare una forma circolare, se siete in vena potete anche essere creativi, io ogni tanto lo faccio la domenica mattina per i miei bambini e creo delle faccine, magari un coniglietto, un orsacchiotto, l'altro giorno mia figlia mi ha chiesto un unicorno e siamo riusciti anche a fare la testa di unicorno con l'impasto del pancake. Un altro mio grande cavallo di battaglia è la tartaruga. Quando vedete crearsi delle bollicine sulla superficie del pancake è il momento di girarli e di cuocerli ancora uno o due minuti sull'altro lato. A questo punto li fate raffreddare, io di solito li faccio raffreddare su una griglia di quelle che si usano per far raffreddare le torte e poi li potete mangiare oppure congelare. Adesso vi faccio vedere i miei ed eccoli qui, questi sono i pancake in diretta dal mio congelatore.
Come vedete, anche loro perfettamente congelati, duri come il marmo e pronti per diventare delle merende. La prossima ricetta ve l'ho condivisa da poco in formato breve e siete impazziti, l'avete amata tantissimo, anche io devo dire che l'ho amata tantissimo perché è di una semplicità imbarazzante, ma il risultato è strepitoso. Un'idea geniale per mangiare più legumi, per avere una merenda, uno snack super sano, ma veramente sfizioso. Sto parlando dei grissini di ceci, veramente facili da fare, qui siamo proprio al limite della banalità. Tutto quello che dovete fare è prendere i ceci cotti, vanno bene dal barattolo, vanno bene quelli cotti in casa, frullarli insieme con l'olio e anche qui vi servirà dell'aceto. Mentre frullate potete aggiungere qualsiasi spezia, odore, erba aromatica vi piaccia. Il bello di questa ricetta è che potete poi creare mille varianti di questi grissini. Io penso che li farò al rosmarino, sicuramente, ai pomodori secchi, vorrei farli alle olive. I primi che ho preparato li ho fatti con aglio e paprika. Poi trasferisco il composto ottenuto in una ciotola e aggiungo la farina di riso. Si possono sicuramente fare con altri tipi di farine, ma la farina di riso è quella che vi darà in assoluto il risultato più croccante. Dopodiché vado a mescolare energicamente il composto finché non si inizia a staccare un po' dalle pareti. A questo punto è perfetto da andare a infornare. Mi aiuto con una sac à poche o con una siringa per andare a dare proprio la forma del grissino. E anche qui vi potete divertire. Potete fare grissini lunghi, grissini ondulati, potete fare una forma tipo tarallo. Potete addirittura divertirvi per esempio a scrivere delle lettere, i bambini lo adoreranno, potreste fare delle faccine, potete fare veramente un sacco di cose divertenti con questo impasto. Se non avete la sac à poche e volete una versione lazy, potete anche stenderlo sulla vostra leccarda, sempre foderata con il tappetino in silicone o comunque antiaderente, stenderlo bene bello sottile, infornarlo così com'è e poi appena sfornato ancora caldo prima che si raffreddi, tagliarlo con una rotella e creare dei crackers piatti. La cosa importante, mi raccomando, è cuocerli bene 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 perché vogliamo un risultato completamente secco, privo di qualsiasi idratazione, in modo che rimangano perfettamente friabili e croccanti come devono essere i grissini. Vanno fatti raffreddare perfettamente una volta sfornati e solo quando completamente raffreddati li posso mettere in una busta di silicone da conservare, questa volta in dispensa. Anche questa volta vi faccio vedere i miei. Questi li ho preparati già qualche giorno fa ormai, vedete, all'interno del sacchetto, e come vedete io ho fatto le diverse forme, questi poi li ho fatti a grissino piccolino, questi sono perfetti da intingere, avevo fatto anche quelli ondulati, carini anche loro, e poi avevo fatto le letterine, ma quelle ce le siamo mangiati subito mi sa. E sentite che nonostante questi abbiano 3 giorni mi pare, sono perfettamente croccanti. Questi qui, se li mettete nel portamerende insieme a un patè vegetale fatto in casa, magari, non so, anacardi e pomodori secchi, oppure uno spalmabile fatto con il tofu, questi qui da intingolare, un frutto, avete fatto una merenda che a livello nutrizionale è pazzesca e che è anche sicuramente buonissima e sfiziosa per i bimbi. Poi non sarei io se non vi proponessi anche una merenda fatta con il mio amatissimo lievito madre. Come sapete io adoro mettere le mani in pasta, ormai sono diventata una esperta della panificazione e quindi mi piace fare anche il pane e le focacce per le merende dei miei bambini. In questo video ho pensato di mettervi i panini perché anche questi sono una preparazione molto furba. È sicuramente questa una delle ricette più laboriose che vi metto nel video, però, c'è un però, potete veramente produrne una grande quantità in una volta sola e poi togliervi il pensiero anche per 2 mesi. La cosa super furba di questa ricetta è che con lo stesso impasto vi faccio fare sia i panini da farcire che i pangoccioli. L'impasto che prepariamo è quello per dei panini al latte e li facciamo mettendo insieme latte vegetale, soia, sicuramente il migliore per questa preparazione, acqua, olio extravergine d'oliva, zucchero, lievito madre
e poi aggiungiamo la farina. Io faccio sempre metà farina bianca e metà farina integrale, questo per rendere i panini più nutrienti. Se volete fare solo farina bianca, vengono ovviamente molto bene. Solo farina integrale non ve lo consiglio, perché trattandosi di una merenda per i bambini, secondo me rimangono meno appetibili. Il mix metà e metà è perfettamente bilanciato. Poi aggiungo il sale e preparo l'impasto. Io lo faccio in macchina del pane, si può come sempre anche impastare a mano. Iniziate con il mestolo e poi continuate con le mani. Lascio riposare l'impasto, lo lascio lievitare almeno un'oretta. Dopodiché vado a dare una forma al mio impasto e a dargli un po' di struttura attraverso delle pieghe. Poi lo faccio lievitare di nuovo fino al raddoppio e dopodiché andiamo a creare i nostri panini. Come prima cosa divido l'impasto a metà e ad una metà aggiungo le gocce di cioccolato. Dopodiché vado proprio a creare i miei panini. Potete farlo con la bilancia oppure potete farlo a occhio. Una volta formati i panini li metto a riposare nelle teglie. Io ho fatto direttamente una teglia per i panini al latte e una teglia per i pangoccioli. Per i panini ottimo utilizzare il tappetino in silicone con sopra una spolverata di farina, così è perfettamente antiaderente per il pane. Coprite con un canovaccio umido e lasciate lievitare fino al raddoppio dei panini. Nel frattempo scaldiamo bene il forno a 200 gradi e inforniamo i panini. Io per non perdere tempo li ho infornati contemporaneamente e circa a metà cottura ho scambiato le teglie, quella sopra con quella sotto, in modo da avere una cottura uniforme. Poi quello che faccio per semplificarmi la vita è lasciare raffreddare i panini a temperatura ambiente e dopodiché li taglio tutti con il coltello e li congelo già tagliati in due. In questo modo li posso farcire da congelati e poi se lo faccio la sera prima li lascio in frigorifero tutta la sera già nel portamerende e al mattino sono perfetti, pronti da mangiare. Anche in questo caso agevolo già il risultato. Qua ci sono i pangoccioli, qua ci sono i panini. Come vedete qui sono già tagliati a metà. I pangoccioli li farcisco con del burro di frutta secca in modo da renderli un po' più nutrienti, e mentre invece i panini al latte li farcisco a seconda della giornata. Magari faccio un panino con il tofu, magari faccio un panino con la farina frittata, magari faccio un panino con l'hummus, insomma le variabili sono tantissime. Questa merenda è già super sostanziosa di per sé, quindi solitamente io l'accompagno solo con un pochettino di frutta. Arriviamo così all'ultima merenda che vi propongo per questo video, che sono le barrette di cereali. Le barrette di cereali fatte in casa sono un'altra ottima alternativa per la merenda, per non comprare le barrette confezionate. Sono semplicissime da fare, si conservano in frigorifero o in congelatore e se ne può preparare una bella quantità tutta insieme. Poi si taglia in porzioni, si conserva e si dà piano piano durante la settimana, durante il mese nelle merende. È una preparazione veramente versatile, potete cambiare un sacco di ingredienti a seconda di quello che avete in casa, a seconda di quello che vi interessa mettere nella merenda dei bambini. Io le preparo così, faccio prima una base con il burro di frutta secca, che è quello mio, di frutta secca mista, che trovate nel video sui burri di frutta secca, frullato insieme con i datteri che mi danno la componente dolce e che mi servono anche per rendere questo composto super appiccicoso. A seconda di quanto mi è venuto compatto il burro di frutta secca posso aggiungere o no un pochettino di olio se mi serve che si ammorbidisca un pelo. Dopodiché in una ciotola aggiungo i cereali, che sono i classici cereali da colazione. Potete mischiarli voi come meglio preferite. Io trovo già in commercio questo mix di cereali senza zucchero, senza nessun ingrediente aggiunto al di là dei cereali che ci dovrebbero essere, che mi piace molto perché ha una parte croccante con i fiocchi di mais e poi ha anche dei cereali soffiati come il riso e il farro, quindi è un bel mix molto comodo da utilizzare. Volendo potreste aggiungere anche una componente croccante con della frutta secca sminuzzata. A livello nutrizionale non fa differenza perché c'è già il burro di frutta secca. Mescolate tutto, qui io vi consiglio di andare con le mani perché è la cosa più comoda. Una volta che tutti i cereali saranno belli appiccicosi, vado a trasferirli in una teglia foderata con la carta forno
eventualmente la carta forno riutilizzabile. Io qui utilizzo la carta forno che mi tengo quelle poche volte in cui mi capita di comprare la pasta sfoglia del supermercato. Sapete che è arrotolata in un rotolo di carta forno. Ecco, io quella carta forno lì la salvo sempre, me la tengo e la uso per occasioni come queste in cui è la cosa più comoda da utilizzare. Dopodiché, qui fondamentale pressare, 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 schiacciare come se non ci fosse un domani, in modo proprio da compattare tantissimo i cereali. A questo punto, se volete, aggiungete il tocco finale, e cioè il cioccolato fuso. Non è fondamentale, si può fare anche senza, però le barrette sono sicuramente più buone con il cioccolato e aiuta anche a tenerle ancora di più insieme. Poi fate raffreddare tutto in frigorifero o ancora meglio in congelatore, e quando è ben freddo sformate e con il coltello vi tagliate le vostre barrette. L'ideale per le barrette, siccome rimangono comunque un pelo delicate, è conservarle in un contenitore che tenga la forma. Quindi in questo caso non vi consiglio la busta di silicone, ma vi consiglio un contenitore ermetico in cui poterle impilare e che eviti che si possano rompere mentre le conservate. Per la barretta di cereali l'accompagnamento ideale secondo me è uno yogurt e della frutta fresca o degli stick di carota. Io mi trovo molto bene a comporre la merenda in questi portamerenda che mi permettono di variare il modo in cui l'assemblo a seconda di che cosa ci sto mettendo dentro. Per me cruciali sono i pirottini in silicone per i muffin, che siccome si modellano chiaramente, un po' si possono schiacciare, possono contenere tantissimi elementi che metto all'interno del portamerenda e mi aiutano anche ad evitare che i cibi si muovano all'interno, perché una volta che poi lo chiudo si schiacciano e mi fanno da separé tra le varie cose che ho messo all'interno del portamerenda. Quindi se li avete, provate a sfruttarli in questo modo, sono super comodi. Così come anche dei ciotolini tipo questi con il loro tappo, che io utilizzo per dare lo yogurt. In questo modo io posso comprare i vasetti di yogurt, quelli grandi da 250 ml, e poi metterne un pochino nei loro portamerenda. Oppure gli preparo dei budini, non ve li ho messi in questo video, ma un'altra cosa che faccio ogni tanto è preparare i budini da dargli per merenda a scuola. Oppure anche la componente della frutta, per esempio se gli do l'uva, a volte la metto dentro questi barattolini. O ancora, se preparo una salsina in cui intingolare per esempio i grissini. Dopodiché non è assolutamente fondamentale, però io siccome vivo in un posto caldo e qui sono tanti i mesi in cui vanno a scuola i bambini con il caldo, ho preso per ognuno di loro una borsa frigo in cui metto la merenda, eventualmente anche l'acqua quando fa più caldo, ed eventualmente anche un ghiaccino di quelli da portafrigo, per fare in modo che la merenda si conservi bene. Lo trovo utile anche per potergli dare cose come appunto lo yogurt, il budino e questo genere di merende, che è meglio se si mantengono fresche. Queste erano le mie migliori ricette per le merende dei bambini, ma io a questo punto vorrei sapere la vostra. Prima di tutto voglio che mi diciate nei commenti qual è la vostra merenda dell'infanzia, quella che vi ricorda il periodo della scuola. Io vi ho detto che per me la crostatina rappresenta proprio l'ideale della merenda della mia bambina, ma ditemi qual è la vostra merenda a Marcor qui sotto nei commenti, e anche ovviamente qual è la ricetta che più vi è piaciuta da questo video. Io vi ricordo che chiaramente qui sotto in descrizione trovate il link per andare a leggere tutte le ricette scritte con le dosi e con il procedimento, così come anche il link per andare a scoprire il mondo dei cosmetici naturali Freshly, partner di questo video, che voglio ringraziare per avermi permesso ancora una volta di essere qui ogni settimana con un video per voi. Noi ci vediamo come sempre tutti i giorni su tutte le mie piattaforme social. Ciao ciao!